Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi registro il video dei prodotti smaltiti negli ultimi 2 mesi, se non erro. Sono qui in compagnia, non so se nell'inquadratura, di Scimmietta Meli Piccolina. Oggi mi fa un po' compagnia. Sono appena tornata dal lavoro, quindi ora vuole un sacco di coccole. Comunque, quindi video di prodotti smaltiti nell'ultimo periodo. Giù nell'info box trovate ovviamente la lista completa di tutti i prodotti che ho smaltito e che vi mostro in questo video. Dei prodotti dove esiste già una recensione approfondita sul mio canale, accanto trovate il link al video più ovviamente il minutaggio esatto per ascoltare soltanto il... oddio, sto morendo, soltanto ovviamente la recensione di quel prodotto. Mi hanno fatto notare che non dico mai ciao sono Elisa per le nuove iscritte, ma non mi sembra il caso visto che ho una piccola famiglia di 4-5 persone che adoro, che mi seguono, quindi non mi sembra il caso di dirlo. Comunque, in ogni caso, io sono Elisa, questo è il mio canale, vi invito al mio video, no, sto scherzando, è un'altra cosa che mi hanno detto di dirvi: iscrivetevi se non volete perdere gli altri video. Spolliciate, attivate la campanella, commentate, condividete. Sì, sono stronzate, sorvoliamo, non ne abbiamo bisogno noi. Comunque, allora, primo prodotto di cui voglio parlare è questa crema della Revlon, si chiama, è della linea Natural Honey, una body lotion, Young Lotion. Senti la tua pelle eternamente giovane, 7 in 1 benefits. Allora, andiamo in italiano: con miele, aloe vera, olio d'oliva, collagene, questo non so cosa sia, caviar, vabbè, per l'idratazione, vabbè, l'elasticità, tonificazione, eccetera. Voglio vedere in italiano che cosa mi lascia Revlon. Lascia la tua pelle, no, lascia che la tua pelle mantenga tutta la sua naturale, la sua bellezza e splendore con questa lozione per il corpo, che contiene 7 ingredienti naturali: miele, olio d'oliva, aloe, collagene, rosa canina, caviale, estratti di uva, per ottenere 7 vantaggi: idratazione, nutrimento, emollienza, elasticità, levigatezza, tono e luminosità. Allora, è una confezione da 330 ml, mi è durata praticamente quasi tutta l'invernata, mi sembra di averla presa poco prima di dicembre, l'ho terminata 15 giorni fa, quindi è una lozione che me la portate avanti per tutto l'invernato, per tutto il periodo. Ha un buonissimo odore, anche da me gli piace, no, non mi piace. Comunque, è una lozione molto idratante. Sto morendo. Una cosa che mi è piaciuta è che mi ha idratato questa zona qui. Io in questa zona qui, non tanto i gomiti, ma qui a volte ritrovo un po' di pelle secca che si desquama, specialmente durante i cambi di stagione, e questa lozione mi ha aiutato a rigenerare la pelle durante il periodo di passaggio, sia autunnale e invernale, che poi al contrario invernale e primaverile. Quindi mi è piaciuta tantissimo e la consiglio. Costa, non ricordo, intorno alle meno di 10 euro se non erro. Poi ho terminato questo shampoo della Paul Mitkel. L'ho comprato dal mio parrucchiere, uno super strong shampoo ristrutturante, sì, rinforza e ristruttura, da 300 ml, pagato una ventina di euro. Come dissi nella recensione, non ho trovato grandissimi benefici, ho lavato bene i miei capelli, il mio cuoio capelluto rimaneva abbastanza pulito per più giorni dopo lo shampoo, ma questo strong non l'ho sentito moltissimo. Poi non credo molto, così come dissi nella recensione, agli shampoo che rinforzano. Secondo il mio modesto parere, lo shampoo deve pulire, ovviamente non deve disintegrare il capello, e deve aiutare le fasi successive, come il balsamo aiuta a distirare, come la maschera aiuta a nutrire. Il capello, per essere rinforzato, deve avere uno strong in più, che può essere un integratore alimentare, quindi non basta solo lo shampoo per avere un più di ristrutturazione. Scusa Nini.
continuiamo. Ho terminato della Sant'Angelica, è un detergente purificante, gel detergente purificante. Mi è piaciuto tantissimo, l'unica cosa che... No, questo mi è piaciuto tantissimo, sì. Però stavo pensando a quello vecchio che non mi piaceva la confezione, invece questa era molto comoda. Quindi, sì, questa è con il Serishin Complex, di cui avevo usato anche una crema tempo fa, e come la crema anche con il detergente mi sono trovata bene. Questo è da 200 ml. Poi vado a cestinare questa lima 6 facce della Essence, perché ormai l'ho distrutta, l'ho già comprata, l'ho già messa in uso, fra un po' la devo anche cambiare perché anche quella si sta distruggendo. Poi ho terminato della Glenova una crema lenitiva per gambe affaticate, sensazione di dolore e pesantezza, crampi ai polpacci, con estratti vegetali di semi di ipocastano, centella asiatica e mirtillo nero. Questa confezione da 125 ml, la primo l'anno scorso io e mamma, alla fine l'ho mangiata tutta io, l'ho tenuta in frigo e durante i periodi caldi o comunque dopo gli allenamenti che avevo le gambe stanche eccetera, andavo a mettere questa crema e subito la situazione veniva ristabilita, non sentivo più le gambe così stanche. Mi sono resa conto che, a parte ovviamente fare il massaggio tirando verso su, è importantissimo mettere la crema nella parte posteriore del ginocchio, dove ovviamente le vene eccetera si vanno ad ingrossare e hanno difficoltà a drenare verso su. Quindi aiutando con dei massaggi e una crema fresca, lenitiva, all'ipocassano eccetera, aiuta tantissimo. Poi ho terminato questi patch della seta blu per l'herpes a prova di rossetto invisibile monouso. Non sono a prova di rossetto, io quando ho l'herpes e utilizzo i patch non metto il rossetto, ma non uscirei neanche di casa con il bianco di una crema. Quindi questo tipo di patch li utilizzo in sostituzione alla crema quando esco fuori casa, così il principio attivo rimane sulla parte interessata per più tempo possibile. Poi a un certo punto, dopo 3 ore più o meno, si iniziano a staccare, specialmente se parli tanto, però almeno per 3 ore il principio attivo è forte sul punto da trattare. Poi ho finito, ora facciamo gli struccanti. Allora, sono 2 della Cliosan struccante 25 salviette, ideali per le pelli delicate, con acqua micellare, glicerina e strati di fiori di loto ad azione rigenerante e antiossidante. Mi sono piaciute molto, non bruciano gli occhi, struccano quello che devono struccare, anche mascara resistenti, matite, rossetti strong, tutto il viso. Non costano neanche tanto, io le prendo all'MD sotto casa, meno di 2 euro se non erro, mi sembra di sì, non ne sono sicurissima. Poi della seta blu, sempre all'acqua micellare, sempre straviette struccanti, tripla azione, detergono, idratano e leniscono, pelli sensibili. Grazie alla nuova formula con acqua micellare, specificatamente studiate per le pelli più sensibili, struccano in un solo gesto, viso, occhi, labbra, senza risciacquare. Io risciacquo sempre. Queste sono da 40 pezzi. Allora, questa è una versione modificata di quella che già usavo prima, che non struccava perfettamente. Ovviamente, come tutti i prodotti con acqua micellare, va lasciata agire sull'occhio la parte da struccare e dopo qualche secondo tirare via. La versione precedente a questa, quindi non la nuova, questa deve essere quella nuova, è stata riformulata se non sbaglio, struccava poco, non tirava via perfettamente tutto, anche se lasciavo agire la salvietta sull'occhio. Invece questa è migliorata, strucca perfettamente qualsiasi tipo di trucco e mi piace anche molto, non brucia gli occhi, facile da risciacquare, molto buona. Poi della Laurella, queste le utilizzo ormai da tanto tempo, sempre salviette struccanti viso, occhi e labbra, no parabeni, della linea Visage, micelle multivitaminiche antiradicali con provitamina B5, vitamina E per tutti i tipi di pelle, anche sensibile, anche per occhi sensibili, rimuove il trucco waterproof,
Sono 20 salvette con estratti di camomilla, olio di mandorle, provitamina vabbè, B5 e vitamina E. Hanno un tessuto particolare, queste mi piacciono anche queste tantissimo, io le pago 70 centesimi e tutto 50 centesimi. Praticamente da un lato è leggermente, mi verrebbe da dire cuscinato perché è più morbido, e il secondo lato è molto liscio. Il fatto che ci sia questo, questo tessuto un po' particolare, mi piace tantissimo quando devo struccare la matita o l'eyeliner, perché aiuta a fare, non voglio dire un leggero scrub, però probabilmente proprio questi cuscinetti aiutano a rimuovere molto più facilmente l'eyeliner waterproof rispetto a una superficie liscia. Queste mi sono piaciute tanto. Poi ho terminato, anzi vado a cestinare questo contenitore kit per lentine. Praticamente si è rotto, quindi vado a sostituirlo. Dentro c'era un contenitore piccolino per il liquido e il portalentine. Il portalentine l'ho messo da parte perché è ancora buono, quindi lo potrò ancora utilizzare. Ma questo si è rotto e quindi ovviamente ne ho preso un altro e questo lo vado a cestinare. Poi ho terminato una crema viso della Botanica Naturalmente. È una crema viso, ce la posso fare, rivitalizzante, antietà, pelle luminosa e compatta, 50 ml. Non è male questa crema, da supermercato, buono inci, buon profumo, idrata, durante l'inverno è stata veramente una bella crema strong per l'inverno, in estate forse un pochino troppo, ora ne sto utilizzando un'altra, però in generale mi è piaciuta. Cestino, questo smalto, ho finito questo smalto del Yves Rocher, questi sono quelli piccini da 3 ml, il colore 21 Orange Sanguini, non so come si pronunci, molto glossy, pure questo è bello in estate, questo colore mi piace tantissimo, l'ho finito nel giro di, praticamente l'ho messo quasi tutto, l'estate scorsa l'ho usato tantissimo e qualche volta quest'inverno, vabbè, piccino finisce subito. Poi vado a cestinare questo mi-indurente, anti-rottura della Collistar. Praticamente era una delle fasi del kit di Collistar, di cui vi ho fatto anche ovviamente la recensione, ma anche il video dimostrazione, il video manicure, dove utilizzavo proprio questo kit della Collistar, che mi è piaciuto tantissimo. Probabilmente l'indurente, la base, era quello che mi piaceva di meno. Ho adorato il siero trifasico per nutrire le unghie, è stato favoloso. Mi sono rimaste pochissime gocce, dopo, prima di fare la manicure me ne vado a mettere un paio di gocce, specialmente per le cuticole, è favoloso. Comunque anche l'indurente è ottimo, contiene polvere di diamante e cheratina, è perfetto, veramente buono. Anche come base non lascia penetrare quasi nulla, qualche colore ovviamente penetra sempre. Poi ho finito della Stenom, l'ho anche ovviamente spaccato, il Lip Care della linea Dermocare, è una crema riparatrice per le labbra molto screpolate. Di tanto in tanto, prima la mia nonna me lo regalava, me lo prendeva la Stenom, ora non so se zia me lo regalerà lo stesso, vedremo. Comunque questo prodotto è favoloso, se avete leggermente le labbra screpolate ve le protegge, ve le ripara e ve le nutre, è favoloso. Poi ho terminato, cestino quest'altro contenitore per le lentine, questo aveva un antibatterico naturale all'interno, il sistema praticamente era, l'avevo comprato apposta in un periodo che avevo un po' di problemi agli occhi, e il prodotto con cui era fatto rilasciava un antibatterico, quindi mi aiutava a tenere sempre perfettamente pulite le lentine per evitare che i batteri proliferassero, però ora dovevo cambiare, sono passati troppo tempo. E ho terminato dell'Equilibra della linea Argan Giovinezza Naturale il contorno occhi da 15 ml, è stato veramente un buon contorno occhi, leggero ma molto idratante, distendeva bene, nutriva bene, mi è piaciuto. Ancora qualcosa per gli occhi, le goccine lacrime e non solo della Opto Hydra più A, è una soluzione sterile
praticamente serve sia da lacrime artificiali e sia come collirio per risciacquare l'occhio dopo che si è tolto le lentine oppure prima di mettere le lentine. Ora devo andarlo a comprare perché sono rimasta senza. Unico prodotto di make-up, sì, la matita labbra della Idea Bellezza, numerazione non c'è più, c'è solo il nome Nude Rose. Praticamente è terminato la mina all'interno, gli ultimi 3 centimetri erano senza mina. Questa cosa non mi piace, parecchie marche gli ultimi centimetri di matita la lasciano senza mina. Se io compro una matita, devo riuscire a utilizzare finché il temperino non riesce più fisicamente a temperarla, non è che mi molli così. Oh, non mi piace questa cosa. Dopo, l'ultimo prodotto che vi ho mostrato e ovviamente la polemica annessa e connessa, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non volete perdere gli altri video, di spolliciare, attivare la campanella e condividere. Mi viene da ridere vabbè, se lo vogliamo. Comunque, in ogni caso, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!